Cara combina guai. Oppure è un'uccella? No, è un'aerea. No, è Supergirl. Però un'uccella è bruttissimissimo. È una passera. 3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale FC Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo unboxing review sulle statue 6 di Show. E che abbiamo? Abbiamo Supergirl, tratta dai disegni di quell'artista mega galattico di Stanley Lau, detto anche Art Germ. Ma non vi mostreremo assolutamente mai la statua. Non andate avanti, mi raccomando, con il video, se no la vedete. Ma io devo dire questa cosa qua per proforma. Dovete condividere, commentare, lasciare un bel like e fare tutto quello che bisogna fare per far conoscere il mondo virtuale FC Channel. Io ho una domanda per Maga. Hai voglia di parlare o passiamo direttamente all'apertura? Perché non abbiamo mai fatto una Supergirl? Abbiamo fatto una Supergirl. E allora useremo quella. Fatta. Supergirl è il nome di diversi personaggi dei fumetti della DC Comics. La prima Supergirl è apparsa su Superman 123 del 1958, creata dallo scrittore Otto Binder e dal disegnatore Al Plastino. Durante gli anni sono apparse molte versioni differenti di Supergirl, ciononostante l'incarnazione più conosciuta è Kara Zor-El, cugina di Superman, inviata anch'essa sulla Terra quando il loro pianeta Krypton esplose. Come il cugino, Kara può volare e possiede una forza sovrumana. La nostra Supergirl montata ed assemblata, devo dire che è veramente pulita, semplice, carina, aggraziata, romantica. Romantica e un simbolo di pace quasi con, sì, queste golombe. Abbiamo tolto il mantello dal polistirolo superiore e quando l'abbiamo aperta mi ha detto: che bella! Che bella! Cioè, è una di quelle poche sorprese che ci capitano, sì, ogni tanto. Esatto, ogni tanto. Sì, anche il viso è molto molto bello. E piccola nota negativa, puzza il mantello. Puzza, tantissimo. Sì. Cioè, voi non potete sentirlo, ma puzza, cioè sembra, non so, che abbia fatto aria, probabilmente. 30 gradi, lavatrice. Mantello puzza, però vabbè, sorvoliamo. E si presenta in maniera super mega dinamica, tanto che Dalm, quando ha appoggiato Supergirl sulla base, ha detto: balla così. Che paura. Sì, è che così. Paura. Lega tutto il peso in là, tutto. Proprio l'ho sentito, proprio la gravità mega parlare in quel momento che l'ho posato. Eh sì, la forza di gravità qua potrebbe giocare brutti scherzi, ma se hanno pensato bene, probabilmente c'è un perno lungo così che arriva fino alla testa, che attraversa tutto il corpo, che va giù per la gamba, perché Supergirl diciamo ha attaccato un pezzo di nuvola che va ad incastrarsi in questo punto con un bel perno. Diciamo che ne abbiamo già vista di statue al limite dell'assurdo e in tutti questi anni non abbiamo mai sentito di problemi. Vedi lo Spider-Man Olio Cuore, quando quello messo così, che anche quello con tutto il peso in senso longitudinale non si è mai crepato, piegato, no, eccetera. Infatti, ce l'ho a casa bello dritto, eccetera. Hanno mascherato bene l'attacco con questa nuvola, anche se proprio uno punta l'occhio lì vede il distacco, però viva Dio, hanno fatto una cosa molto positiva, anche perché i pezzi sono veramente pochi, perché lei è tutta un pezzo a parte le mani, entrambe, ce n'è una anche di riserva per se volete tipo togliere la colomba dalla mano sinistra, testa, mantello e un'altra colomba qua sul lato, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi in croce, ma proprio facilissimi da attaccare, cioè non hanno avuto problemi di nessun tipo e questa è una cosa positivissima. E la base però ricorda sempre tanto i panettoni però in questo caso glassato con, sì, quella glassa zuccherosa bianca e tipo le ciambelle, mi verrebbe da leccarlo, sì, però diciamo che il suo lavoro lo fa a livello di dai, base, di sostegno. L'ho fatto. Così fatto. Ho sbirciato sotto le gonne. Ma è inevitabile. Mi vergogno tantissimo. È fatta apposta. alla gonnellina alzata. Dai, ammettiamolo, lo avreste fatto tutti. Tutti quanti. Quindi, anche perché diciamo che il décolleté non c'è.
perché no. Lei è molto pudica come, sì, come supereroe, non come la cugina, o meglio, la sua versione di Terra, di Terra 2, Power Girl. E lei è molto più riservatina, però ogni tanto ci mostra queste mutandazze rosse che gli è. Esatto. Allora, parlando della statua, l'unica nota un po' a margine è l'attacco che ha nello scarpone. Il bianco non è perfettamente dentro, robe proprio da malati delle figure, ma è l'unica roba che forse dà un po' di noia, perché anche sopra negli scarponi diciamo le linee di definizione potevano essere curate meglio. È la 72, mi pare, su 1500, quindi magari erano all'inizio, non so, oppure dovevano far veloce. Fatto sta che è l'unica roba, ma proprio andando col microscopio a vedere, che non va. Per il resto è perfetta. Anche perché sono tutti dettagli messi dietro, quindi a meno che non siate amanti del fondoschiena delle ragazze in statua o non lo esporrete mai. Mm-mm. In questa vista qua, come sta girando in questo momento, la metterete sempre davanti, quindi l'attacco della nuvola e il segno dello scarpone dietro che va un po' sul rosa dell'incarnato non lo vedrete mai. Diciamo che frontalmente è, mi pare di vedere che è perfetta. Sì, sì, infatti è il simbolo. Quanto bello è il simbolo. Ha anche una laccatura un, sì, po' metallizzata. Esatto, no? E sono fatte bene perfino le colombe, cosa più unica Carrara. E per non parlare dei capelli, questo giro sono veramente fatti bene, sembra proprio uscita da un fumetto, e finalmente non hanno fatto le patacche che siamo abituati a vedere anche sulla Supergirl vecchia Cameron Diaz. Esatto, le cosiddette lasagne, perché sì, sono delle lasagne. Il mantello, ecco, forse qua nella parte destra poteva essere inserito un po' meglio, ma forse l'abbiamo anche messo frettolosamente anche noi, quindi penso che se inserito in maniera corretta non si veda nessun tipo di differenza. E il viso è stupendo. Il viso è bellissimo, ricorda molto comunque i disegni di Argerma. Abbiamo portato altre statue, diciamo ispirate ai disegni di questo artista, tra cui una delle prime statue che abbiamo fatto, ovvero la Poison Ivy, uh-huh, sarà stata la settima statua. Abbiamo fatto due delle tre statuine, quelle ispirate alla moda, uh-huh, insomma di un po' di disegni suoi, statue ne han tratte. E in questo caso, diciamo, lo stile si riconosce, però non stona, sebbene abbia quell'area un po' orientale, quell'area, sì, un po' manga, anime. Gli alzo il mantello per vedere dietro, non per vedere sotto. E anche dietro è perfetta, è bella, bella, promossa a pienissimi voti, molto, nella sua semplicità, molto ben realizzata. Differenza di Jon Stewart, se avete visto il video prima, no, è stato veramente triste il confronto a tante altre. E comunque vorrei far notare quanto sia versatile, uh-huh, quanto cambi il significato di questa statua con una semplice mossa. Perché se da un punto in bianco abbiamo una Supergirl che incita alla pace e all'amore, con un cambio di mano abbiamo una Supergirl cazzuta, perché ha tutte le due le mani con i pugni pronta, uh-huh, a fare a cazzotti col sorriso. Sì, col sorriso, tanto ti desfa comunque. Quindi va bene, io direi di controllare se magari si è spenta la macchinetta, e andiamo, poi di fare i saluti finali. No, tutto a posto. E siamo giunti alla fine di questo video, ragazzi. Come sempre, iscrivetevi al Mondo Virtuale Official Channel su tutti i nostri social, abbiamo tutto dappertutto, praticamente. Tutto dappertutto, espandete la descrizione del video perché ci sono tutti i link per supportarci e seguirci, ma non prima di esservi iscritti qui su YouTube, verso aver messo mi piace su Facebook e quant'altro. Hashtag sono virtuale, io me la porto a casa adesso perché... Ma a me continua a cadere l'occhio sotto la gonna, ma perché quando la giri guardo, sì, lì. Ma lo faccio apposta così parli male nei video. Così ti distrai. Ragazzi, grazie mille. Hashtag comunque io sono virtuale. Leggete i fumetti, comprate le statue, siate nerd, vivo i supereroi e fateci conoscere a tutti. Chissà che magari ci vediamo anche in giro, visto che stiamo salendo un po' di numeri. Eh sì, ciao amici, alla prossima. Che bello lasciare tutto con una bomba, forse così. Noi viviamo la vita fuori da dove siamo adesso. Ciao. Ciao.